Giacomo Caporusso dallo Sporting Club per presentare, posso definirlo così, questo ricordo di un calcio che non c'è più. Infatti, calcio graffiti, grazie all'idea di questi due personaggi che adesso andiamo a scoprire con la presentazione di questo libro. Fabio Montingelli, non c'è più il calcio di una volta e dunque bisogna andarlo a riprendere dagli archivi e dimostrare alle giovani leve che cos'è e che cosa ha rappresentato il calcio per l'Italia, oppure perché ce n'era bisogno? Io credo che siano tutte e due le cose. Sicuramente c'è la nostalgia di un calcio che non c'è più. E quindi è bello anche far conoscere alle nuove generazioni il calcio che abbiamo amato noi, che continuiamo ad amare, perché questo progetto nasce proprio dall'amore che noi abbiamo per il calcio che non c'è più. Gentili ascoltatori, buongiorno, eccoci puntuali all'appuntamento anche quest'anno, il 19° con la trasmissione che conserva nelle linee essenziali la sua impostazione. Già siete stati informati sulle vicende dei primi tempi nel corso della prima parte di Domenica Sport in Radio 2. Io allora con i punteggi dei primi 45 minuti in linea a Roma. Ci sono delle illustrazioni grazie a te e sfogliando il libro non possiamo che essere orgogliosi di un calcio che abbiamo vissuto, bandiere, personaggi legati alla maglia e soprattutto il ricordo delle figurine Panini quando, se io eri bandiera, rimanevi assolutamente. Assolutamente sì, abbiamo raccontato Giancarlo Antonioni, bandiera della Fiorentina e tale è restata, quindi è un calcio veramente che ora ha perso secondo me i valori di una volta ed è bello ritrovarli anche leggendo e sfogliando il nostro libro o visitando la nostra pagina su Facebook e su internet, quindi è bello proprio per quello, riscoprire quello che non c'è più. Non solo illustrazioni ma anche testi grazie ad Antonio Interesse, eccomi qua. Si parla di questo calcio che, almeno per chi ha vissuto quegli anni, ci mette un po' di nostalgia. È questa l'idea di questo libro Calcio Graffiti? Sì, l'idea è quella di rivivere il ricordo di quei tempi, non solo legato ai calciatori, agli allenatori, ai personaggi che l'hanno reso grande, ma anche le storie che sono legate per esempio alla nostra infanzia. Noi nel libro abbiamo parlato delle figurine, abbiamo parlato della schedina, abbiamo parlato del fantacalcio, cioè tutto ciò che ruota attorno al mondo del calcio e che lo fa bello, perché poi alla fine il calcio fa parte della nostra cultura ed è un rito laico e come rito laico ha le sue liturgie, quella per esempio la schedina era la liturgia del sabato o il fantacalcio che ancora c'è è la liturgia di noi che siamo appassionati e che quindi ci facciamo la nostra squadra. Il calcio è fondamentalmente cultura e la cultura è il ricordo. Beh, sicuramente non solo giocatori ma ho visto o allenatori ma ho visto anche telecronisti che non erano faziosi e che dunque davano l'idea di quello che accadeva con estrema obiettività e non posso che non ricordare il grande Paolo Valenti. Sì, abbiamo parlato non solo di lui, abbiamo parlato di Beppe Viola, abbiamo parlato di tutti i giornalisti di tutto il calcio minuto per minuto. Anche quando erano faziosi, perché il 90° minuto qualcuno era faziosa, era comunque simpatico vederlo e non era irriverente. Sta che da quando mi è salita la febbre, la mia vita è condizionata dal pallone, tanto da ricordare le date attraverso le partite di calcio. Il 1982 l'anno dei mondiali di Spagna, il 2006 la finale di Berlino, il 1985 lo scudetto del Verona. Ogni partita poi un capitolo della mia vita. Infatti io ricordo Napoli, Ascoli, quando perdevano erano loro i primi ad essere arrabbiati e non se la prendevano né col VAR e né con l'arbitro e né con il pubblico, la scusa dei tacchetti. Com'è nata infine l'idea di far venire fuori questo libro? Doppia risposta. Allora, noi siamo partiti 3 anni fa con una pagina Facebook in cui pensavamo di di ricordare vecchi calciatori con un disegno e un testo. Dopo l'abbiamo approfondito parlando degli stadi, parlando dei presidenti, delle storie, dei racconti, perché vogliamo ricordare quello che eravamo. Bene, Calcio Graffiti, se avete amato il calcio, se avete dei ricordi indelebili,
questo è il vostro momento. Come fare eventualmente ad acquistare una copia? Le copie sono acquistabili in tutte le piattaforme, Amazon, Feltrinelli, Urbone, che ha pubblicato il libro, quindi è possibile comunque acquistarle online. Siamo in tutte le possibili piattaforme di vendita in Italia. E allora, grazie ancora, tra un po' inizia la presentazione. L'ultima battuta, naturalmente, in quegli anni la nazionale aveva un peso specifico non indifferente sia nel mondo che in Europa. Siamo reduci da due campionati mondiali, ahimè, senza i colori azzurri. E allora che questo libro Calcio Graffiti possa riportare in auge anche il calcio italiano. Grazie ancora.